Allora, c'è un'idea che è quella di far pagare la cultura. Io non so, è una cosa strana, cioè non è mai successo. Cosa vi è saltato in mente? Sì, perché bisogna portare l'attenzione a questo argomento. È troppo tempo che trascuriamo che la cultura è un valore ed è un diritto fondamentale, e in quanto diritto fondamentale è un bene di tutti i cittadini, e i cittadini che si adoperano per lavorare nella cultura sono dei lavoratori, non devono essere dei semplici volontari. Da troppo tempo è passato il messaggio che la cultura debba essere fatta da appassionati, e in quanto appassionati non hanno bisogno di retribuzione. Non è così, ci sono tanti professionisti che si sono formati nel settore culturale ed è giusto che a loro venga riconosciuto il diritto del lavoro, perché sono dei veri e propri lavoratori. Da troppo tempo a Bologna molti musei, civici e non, molte biblioteche si basano su associazioni, cooperative che si adoperano di volontari, spesso non pagati o pagati pochissimo, e non è questa la strada. No, questo era prima dell'emergenza ed era una piaga molto grande nel settore culturale, era un problema che era un sistema molto fragile, e adesso stanno venendo fuori tutte le criticità, perché tantissime persone, tantissimi volontari, cosiddetti volontari, che lavoravano nei musei e nelle biblioteche rischiano o di non lavorare più o già hanno perso il lavoro, e bisogna portare l'attenzione in questo momento di grande emergenza proprio su questo argomento. Si sottovaluta tutto quello che è l'indotto, no? Perché si pensa solo alle persone che sono ai vertici della cultura e si perde la dimensione da tutti quelli che collaborano per portare queste persone ai vertici della cultura, nel senso poter eseguire un progetto, un evento. E, tra l'altro, questo bando di chiesto in maniera impropria, che sarà rivisto sicuramente, immagino, dall'amministrazione locale, dove si va a cercare un po', il governo ci ha insegnato questo, perché si cercano persone che vogliono in maniera volontaria collaborare, ma non rendendosi conto che la cultura in tutti i suoi aspetti, compresa la musica, l'arte, tutto quello che è tutto l'insieme che è cultura, cioè produce tantissimo per l'Italia, al PIL italiano incide non poco, e oggi tra l'altro potrebbe essere un grande argomento di ripresa, perché si possono riaprire i musei, si possono riaprire le attività, si può essere di nuovo creativi, quindi ci vuole massimo rispetto e soprattutto programmazione. Sì, assolutamente. Un punto che noi di MiRiconosci, attivisti e attiviste di MiRiconosci, teniamo a precisare è che noi tendiamo a fare cultura, ma non per il semplice scopo di lucro, non perché porti profitto, porti consumismo, porti turismo. La cultura è un valore di per sé, è un diritto fondamentale dei cittadini, certo, che deve essere distinto da tutto ciò che è il piano economico. Naturalmente tutto quello che gira intorno alla cultura può creare indotto, ma non è quello lo scopo principale. La cultura deve creare senso civico, deve creare comunità, deve creare inclusione, tutto ciò che è alla base dei diritti fondamentali dell'uomo, e che non sono esattamente lucrare o guadagnarci. L'assessore Matteo Lepore ha fatto un sondaggio, un semplice sondaggio su internet, in cui diceva che voleva ripartire con l'estate bolognese, l'estate culturale bolognese, e ha chiesto se ci fossero persone volontarie, persone che mettessero a servizio appunto di questa riapertura in maniera volontaria, quindi si pensi gratuita. Quando si parla di volontariato si pensa gratuitamente, e ha detto che ben 600 persone hanno risposto a questo appello e sono disposte a aiutare l'amministrazione comunale appunto a ripartire con l'estate bolognese. Ora, noi non abbiamo qualcosa contro le persone che vogliono aiutare, anzi, il volontario è un valore aggiunto, ma è un valore aggiunto, non deve essere sostituito ad un lavoratore. Un volontario non può svolgere le stesse mansioni che svolge un lavoratore. Il lavoratore ha degli orari, ha una paga, ha anche dei diritti, ha una dignità che non può essere lo stesso che fa un volontario. Un volontario può andare quando vuole, quando può, e non deve assolutamente sostituire con un lavoro sottopagato o non pagato affatto il lavoratore, perché i lavoratori che lavorano soprattutto nella cultura sono persone formate, sono tanti giovani, ma anche persone adulte che vogliono attivarsi, vogliono un riconoscimento e un diritto di dignità nel settore culturale. E questo è quello che noi cerchiamo di far comprendere. Specificatamente in questo momento, dove è un settore colpito dalla crisi come tutti gli altri, ma a maggior ragione dove si è chiuso tutto, quindi si sta riaprendo con le dovute distanze, le limitazioni, eccetera. Quindi se poi non si interviene in maniera professionale in questo ambito,
si rischia che la gente poi si dimentichi, passi e sottovaluti la cultura, che la cultura non è una, non è qualcosa che si compra dal salumiere e non è qualcosa che qualcuno mette in libreria, fa parte della vita privata, ognuno di noi, dal bambino all'adulto all'anziano, ha una parte in sé che fa parte della cultura, appartiene alla cultura, partecipa alla cultura, quindi bisogna stare molto attenti, è un'area dove perdere riferimenti, perdere la conoscenza, perdere la divulgazione è un attimo. Sì, infatti, nel momento in cui si rischia di perdere la cultura ci sono tante conseguenze, la prima di tutto è l'esclusione sociale, certo. Si avvalorano le diseguaglianze, la cultura tende proprio a creare uguaglianza, a creare comunità, a creare lo spirito di senso civico ed è su questo che bisogna puntare. Bologna vuole ripartire, l'estate bolognese vuole e deve ripartire, ma deve ripartire con dignità, deve ripartire con i diritti, deve ripartire per ridare spazi, spazi culturali. Gli spazi culturali servono ai cittadini per sentirsi comunità, per sentirsi parte del tutto, per anche avvalorare la democrazia, valore fondamentale che ci rende appunto cittadini italiani. E in questi spazi culturali nessuno deve sentirsi sfruttato. Tutti devono sentirsi parte di un sistema in cui le competenze vengono valorizzate, in cui ognuno può mettersi al servizio del cittadino, però con dignità e con i diritti che gli spettano, sacrosanti. Questo è senso civico ed è questo che noi di Mi Riconosci vogliamo avvalorare. Se l'amministrazione culturale voglia appoggiarci in questa battaglia, in questa ripresa, noi saremo con loro, ma solo nel caso in cui vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori del settore culturale. Senti, quali sono le azioni che andrete a fare a breve? I tavoli di confronto? Quali sono i vostri obiettivi che perseguirete in questo periodo? Allora, noi abbiamo cominciato con una protesta il 27 maggio, una protesta nazionale che è nata dal movimento di Mi Riconosci, siamo professionisti dei beni culturali, si chiamava Senza cultura nessun futuro. Certo. Beh, il messaggio è chiaro, è quello chiaro. Che siamo detti finora. Racconta tutto. Con questa protesta appunto siamo scesi in piazza qui a Bologna, in Piazza Maggiore, con gli attivisti della sezione bolognese, della sezione Emilia Romagna, proprio per sensibilizzare su questo tema Senza cultura nessun futuro. E in questo caso abbiamo anche fatto una lettera diretta all'assessore Matteo Lepore in cui abbiamo espresso tutte le nostre perplessità, tutte le criticità che stavano venendo fuori con questo avvalorare l'utilizzo di volontari. E da questa lettera poi sono nati anche dei canali, ci sono adesso dei movimenti in cui si pensa che possiamo parlare con l'amministrazione culturale appunto per esporre le nostre opinioni e vedere dove possiamo arrivare. Noi siamo fiduciosi, speriamo bene, perché la ripartenza può e deve esserci, ma con i criteri giusti per dare dignità ad ognuno di noi. Quindi il tavolo è aperto, il dibattito è aperto, si spera che ci sia il buon senso di capire che non c'è niente di estremizzato, cioè proprio è la realtà dei fatti, cioè dire, quindi capire che c'è un mondo che muove, che si muove. Insomma, è una leva anche per i giovani, come dicevi tu, anche per l'aggregazione, no? Sì. Quelle, non c'è forma attraverso la cultura più aggregante, cioè sì, non c'è una non forma c'è nulla più... che dia più no, senso di comunità. Assolutamente, sì. Assolutamente. Bene, noi ti ringraziamo, teneteci aggiornati, noi siamo a disposizione per informare quello che avviene, anche perché purtroppo se le cose non andranno come dovessero andare va a discapito di tutti i cittadini, cioè esatto. Anche quelli che pensano che la cultura sia solo delegata ad alcuni, no, la cultura è di tutti, al 100% della popolazione, quindi vi terremo informati perché sarebbe una lacuna grave e dopo una grande perdita di identità che abbiamo avuto, perdere anche l'identità professionale sarebbe veramente grave. Grazie. Grazie a te. I'm going to ask